Si chiama Joseph Roverano, in onore di uno degli ospiti mancato nel 2000 a 53 anni, il laboratorio socio-riabilitativo dell'Associazione Il Mosaico, aperto per persone con disturbi mentali dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 come struttura intermedia tra la famiglia e la residenza protetta. Qui gli operatori propongono vari laboratori, fra cui quello dedicato al tratto grafico, che parte sempre da un interesse specifico o da una lettura. Nascono così le xilografie che oggi sono raccolte nella mostra Mosaico Anthology, inaugurata al porto di Chiavari. Hanno temi differenti, alcune sono xilografie sul Pinocchio, altre sul Don Chisciotte, altre sono sul bestiario, hanno fatto dei disegni chiaramente prendendo spunti da loro interessi personali, amano chiaramente moltissimo gli animali, e gli altri sui proverbi liguri. Il Mosaico ha iniziato la sua attività nel 1985, offre spazi di cura per gli ospiti e sollievo per le famiglie. Negli anni sono decine le persone che hanno frequentato i laboratori, anche chi con il passare degli anni lascia la famiglia per vivere in struttura può continuare a frequentare una volta ogni 15 giorni. Questi ragazzi riescono a comunicare i propri vissuti, le proprie emozioni, ciò che magari verbalmente è difficile per loro tirare fuori, proprio tramite il disegno. Quello che noi operatori cerchiamo di fare nei nostri progetti è proprio di lavorare con quelle che sono le forze dei nostri ospiti, pur conoscendo le fragilità, le debolezze che teniamo ben presenti, però andiamo a scoprire che cosa sono capaci di fare, che cosa fanno volentieri e dove si sentono protagonisti, in che modo riescono a realizzarsi, proprio perché sono puri, non in nessun modo qualcuno ha detto loro come fare, cosa fare, loro sono liberi. La mostra, che resterà allestita fino al 26 maggio al porto di Chiavari, è dedicata a Mario Rocca. Ci sono stati tanti artisti del Tiguglio che hanno collaborato col Mosaico. Mario Rocca lo ha fatto in maniera costante, dedicandosi tantissimo agli ospiti del Mosaico, li conosce tutti, ha lavorato con loro, ha lavorato con le xilografie, ha dato tante idee. Quando guarda i lavori di questi ragazzi, spesso si vede che li vede straordinari.